Buonasera, ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Nel corso della scorsa primavera ehm, ci eravamo lasciati con un impegno proprio con voi, eh, che era quello di ehm, ritrovarci prima della conclusione del nostro ciclo eh, stagionale di questa trasmissione, a incontrare di nuovo il presidente della Regione Abruzzo eh, Marco eh, Marsiglio. Gli chiedemo proprio un impegno in eh, questo senso assieme al direttore del quotidiano, il centro Piero Anchino. Io ringrazio entrambi per aver onorato questo impegno e quindi li saluto Piero Anchino naturalmente il collega e il presidente Marco Marsiglio perché insomma con loro prima che la politica vada in vacanza, cosa che ovviamente si dice sempre ma poi nella realtà dei fatti non si verifica mai anzi diciamo che agosto, luglio e agosto sono i mesi in cui le polemiche si, si, si sovrappongono sempre in maniera eh, più calda al, eh, alle temperature della stagione, eh, però insomma, si facesse un po' il punto innanzitutto su come l'Abruzzo sta uscendo da questa fase di emergenza eh, pandemica e questo è diciamo, il tema di questa conversazione su cui mm, ovviamente si innesteranno tutti gli altri argomenti di attualità eh, politica e amministrativa che riguardano la regione Abruzzo. Ampio resoconto oh, di eh, questa eh, trasmissione si troverà naturalmente domani sulle colonne del quotidiano Il centro e proprio Ecco, rispetto a questo tema della pandemia è imperniata la mia prima domanda di benvenuto al Presidente Marsilio che intanto appunto ringrazio per aver onorato il suo impegno con i telespettatori di Rete8 Le chiedo, adesso da lunedì sarà anche revocato l'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto dovranno essere portate però dietro, questo lo dobbiamo spiegare bene ai nostri telespettatori, perché se si entra in un negozio, se comunque eh, non si sta eh, da soli, insomma si creano situazioni di mini assembramenti, comunque vanno indossate, però insomma, questo è un altro segnale di un ritorno alla tra virgolette normalità. E così anche dal punto di vista dei contagi. Eh, quanto spaventa invece rispetto anche ai tempi della eh, campagna vaccinale eh, questa nuova variante Delta che eh, vede l'Abruzzo tra le prime. Regioni a segnalare casi sul suo territorio, Presidente. Intanto buonasera a voi e a tutti i nostri telespettatori. E a me più che la variante, in questi ultimi giorni ha spaventato e continua a spaventare le incertezze sulla fornitura dei vaccini e le polemiche, i cambi di orientamento che hanno riguardato in particolare il vaccino AstraZeneca. Di fatto si è azzoppato uno dei principali strumenti con i quali stavamo conducendo la campagna vaccinale e abbiamo dovuto tutti, tutte le regioni italiane, tirare il freno perché questo cambio in corso sulla seconda dose per chi ha meno di 60 anni noi nei primissimi giorni in cui si è fatta questo cambio di politica abbiamo subito almeno il 10% di rinunce di persone che avevano fatto la prima dose e non volevano fare la seconda cambiando vaccino, adesso è stata successivamente data la possibilità eh, per chi lo volesse fare di confermare la seconda dose con AstraZeneca anche sotto i 60 anni, io spero che tutti quelli che hanno rinunciato nei giorni precedenti vogliano tornare nei nostri centri vaccinali a farlo perché la cosa fondamentale è vaccinarsi, eh, la variante anche questa, l'ultima che sta circolando, la, la cosiddetta variante delta piuttosto che indiana, è una variante che i vaccini intercettano e da, da, dalla quale cioè, ci si protegge con il vaccino o che al massimo produce un'infezione poco grave. Quindi il problema oggi non è contare il numero delle persone che diventano positive, ma contare il numero delle persone che finiscono in ospedale e terapia intensiva. Eh, le varianti attualmente in circolazione possono in qualche caso superare la barriera del vaccino, ma le persone vaccinate hanno anticorpi e maggiore capacità di resistenza che consente quindi di fare una convalescenza poco diciamo, più, più semplice meno traumatica e che, non, e che porta difficilmente al ricovero ospedaliero oggi i nostri ospedali sono quasi vuoti ci sono solo uno o due posti di terapia intensiva occupate e qualche decina una trentina di posti in ospedale occupati nei reparti di malattie infettive eh, con un trend in continua decrescita. Io credo che da qui a poche settimane potremmo di fatto considerare gli ospedali ormai liberi e vuoti di casi Covid e le poche centinaia di casi che ancora oggi circolano in Abruzzo di persone che stanno maturando la guarigione verranno presto anche queste. Diciamo assorbite, non dico e non spero perché non voglio farmi facile illusione che da qui a Ferragosto avremo zero casi, zero malati e quindi poterci dichiarare liberi dal Covid tutta la regione, che è comunque un obiettivo possibile, tanto più se continueremo a vaccinarci perché con i ritmi con i quali stiamo facendo la vaccinazione almeno fino a quando non si è rallentato con eh, problemi di forniture. Adesso abbiamo problemi di forniture Pfizer e le regioni ieri si sono incontrate, in particolare la Lombardia si è fatta capofila di questa richiesta che noi abbiamo eh, sostenuto, eh, di richiedere all'AIFA se eh, nel, nell'incrocio tra i vaccini eh, si possa fare anche eh, l'incrocio tra Moderna e Pfizer, perché il taglio delle forniture di Pfizer in alcuni territori mette in condizione di non riuscire a garantire la seconda dose ad alcuna una parte della platea delle persone vaccinate e quindi se abbiamo chiesto un parere e speriamo che possa arrivare in tempi brevi e che magari sia anche positivo per poter avere maggiore libertà nel somministrare uno o l'altro dei vaccini eh, e naturalmente l'abbiamo chiesto alle autorità sanitarie perché dobbiamo essere sicuri noi per primi eh, che questa somministrazione eh, sia assolutamente, garantisca assolutamente non solo l'efficacia del vaccino, ma la salute complessiva delle persone. Direttore Antino, bentornato intanto, direttore. Allora, grazie, grazie per l'invito che accetto sempre molto volentieri perché eh, devo dire è un piacere anche. Eh, portare avanti questa chiacchierata con, con te, con il Presidente, perché apprezzo molto la sua, la sua schiettezza, la sua franchezza, per cui sono tanti i temi che, che vorrei affrontare, quindi il discorso della sanità mi, mi inserisco un attimino, però poi magari vorrei passare anche ad altri temi. Ecco, mh, la confusione che si è creata in merito alla vaccinazione al caso AstraZeneca, comporta inevitabilmente uno slittamento della data dell'immunità di gregge, certo. che inizialmente è prevista per il 19 agosto, adesso slitta di un 40 giorni intorno a fine, a fine settembre a detta dei nostri, dei nostri esperti. Ecco, questo quanto può incidere in negativo ovviamente sulla gestione della, della pandemia? Che ripercussioni può avere sull'Abruzzo, considerato che siamo in estate, in un periodo ovviamente di? Di sì, è onesto che sembra... dire che lo scorso anno di questi tempi avevamo più o meno gli stessi numeri, quindi il vaccino da questo punto di vista è l'arma in più non tanto per l'estate quanto per la ripresa autunnale, è lì il punto. Noi siamo stati lo scorso anno a luglio-agosto praticamente con zero contagi e con ospedali svuotati anche senza vaccino. A maggior ragione con la presenza del vaccino è chiaro che stiamo raggiungendo lo stesso, gli stessi obiettivi, non dimentichiamoci che le, varie, che le attuali eh, varianti in circolazione, a cominciare da quella inglese che ha funestato la nostra regione a partire dal mese di, di, febbraio, di febbraio, da fine gennaio al mese di febbraio, sono più aggressive della... Del, del virus che avevamo un anno fa quindi il vaccino ha comunque aiutato non è esattamente la stessa condizione lo dico a beneficio di quanti dicono no il vaccino non serve, tutto sommato era uguale non era uguale, la mh, circolazione del virus attuale è molto più aggressiva di quella che avevamo un anno fa se non avessimo avuto il vaccino avremmo ancora gli ospedali pieni nonostante il caldo, nonostante l'estate però il combinato disposto del caldo, della ciclicità eh, meteorologica e eh, delle condizioni ambientali e del vaccino oggi porta a questo risultato. È importante completare questa campagna per arrivare a ottobre. Eh, lo scorso anno, nel mese di ottobre, ricominciò la circolazione, ad essere i primi segnali eh, a settembre e poi a ottobre si è avuta la seconda ondata. ecco Se noi arriviamo entro quella data con l'immunità di gregge acquisita, è chiaro che potremmo garantire una stagione, un nuovo anno a cominciare dall'anno scolastico, molto più sereno e gestibile, senza ritrovarci di nuovo con le necessità di dover fare chiusure, di dover impedire attività, di dover chiudere le scuole, le attività economiche e così via. L'Abruzzo ha dimostrato di saper stare al passo, pochi giorni fa abbiamo presentato in una conferenza stampa intitolata L'Abruzzo mille allora indicando i mille vaccini ogni ora che si fanno nei nostri hub nelle, negli orari di apertura, e era stato registrato, uh, il direttore Anchino l'ha appena detto, che eravamo tra le, la, forse la seconda in Italia nelle previsioni di immunità di gregge in cui avremmo raggiunto l'immunità di gregge, eh, punteremo lo stesso a questo obiettivo, purtroppo è vero che eh, il taglio su AstraZeneca, i ritardi nella fornitura di vaccini, eh, porteranno qualche giorno in avanti lo slittamento di questo, di questo obiettivo, io spero che non ci siano altri ritardi perché eh, l'obiettivo appunto è arrivare al momento dell'autunno dell quando tornano a circolare influenze, virus eh, in maniera eh, tradizionale è così, eh, e così, pronti e ben difesi. Bene, passerei subito un altro filone che è quello economico che ovviamente legato alla crisi eh, sanitaria. Questa mattina riportiamo noi sul giornale la, la denuncia di Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, che dice che gli stanziamenti a fondo perduto alle imprese per il 2020 sono state pagate 21.000 domande per 26 milioni di euro e restano da pagare altre 18.000 domande. E quindi inevitabilmente se i dati sono veri sono ancora tante imprese, Tante aziende che aspettano, che sono in difficoltà. Ecco le chiedo, al di là adesso della risposta a Pettinari, se me la, se la, se la vuole dare eh, ovviamente, eh, l'accetto volentieri. Quali sono le prospettive di ripresa contro la crisi a breve gittata? Perché poi magari i, i grandi i programmi a lunga, a lunga gittata chiaramente. Do, do... Sì, guarda, parto dal dato perché sì. è inutile non. Non c'è bisogno di nascondere alcunché, non so se il dato diffuso da Pettinari sia esattamente preciso, però eh, il problema è reale, il problema è vero, noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo per stanziare nel caso del fondo perduto circa 50 milioni, siamo stati la regione che ne ha stanziati di più, praticamente più di noi soltanto la Lombardia che ha 10 volte gli abitanti dell'Abruzzo e forse almeno 30 l'economia del peso economico. Della, della nostra regione. Eh, questo ha comportato una difficoltà importante per i nostri uffici, per tutta la macchina amministrativa che quando non c'è il Covid e quando non si moltiplicano eh, per mille come è capitato la necessità di attività di pagamenti, di contributi, di sovvenzioni eccetera, faceva già fatica ad essere puntuali nei pagamenti. Quindi è vero che accusiamo una certa lentezza nel concludere questa procedura, però quello che voglio assicurare è che daremo a tutti quello che è dovuto e quello che abbiamo promesso, magari in ritardo ma fino all'ultimo euro, non, non ce li teniamo in tasca questi soldi, non sono spariti, non sono finiti chissà dove, stanno lì, eh, purtroppo ripeto è una procedura molto eh, complessa perché ognuno di questi pagamenti prevede tre diversi bonifici perché partono da fondi diversi, hanno rendicontazioni diverse eh, da dover, da dover eh, seguire e quindi questo ha ulteriormente rallentato questa macchina, eh, però eh, la situazione economica nel suo complesso va detto che oggi ci sono previsioni di crescita che sono superiori a quelle che si prevedevano qualche mese fa e l'Abruzzo fa la sua parte in questa crescita. Sono stati pubblicati i dati sulle esportazioni, la nostra regione è stata in questi mesi praticamente la prima in Italia con un più 12% di esportazioni rispetto a una media nazionale molto più bassa, non parliamo di quella del sud con il quale tradizionalmente ci confrontiamo. Quindi eh, se c'è un dato che invece continua a vedere l'Abruzzo in condizione diciamo, di bassa classifica è quello relativo ai prestiti bancari e qui paghiamo questa eh, storica ormai grave mancanza di istituti di credito di riferimento del territorio per quanto quelli che esistono e eh, che hanno altre centrali altrove eh, tendono a dire di essere sempre stati aperti e disponibili al prestito e i dati però dimostrano il contrario. Mentre in Italia c'è una determinata percentuale eh, di prestiti, adesso non ho diciamo, in mano le tabelle, L'Abruzzo ha una percentuale inferiore e non a caso una percentuale superiore di depositi e di risparmio, di attitudine al risparmio, cioè i soldi in Abruzzo fanno più difficoltà a trovare impiego, vengono magari messi da parte, restano fermi, hanno più difficoltà a trovare impiego perché evidentemente c'è un sistema creditizio che funziona male. È una delle ragioni per le quali noi abbiamo imboccato con decisione la strada della fusione tra le nostre due finanziarie la Fira e Abruzzo Sviluppo, proprio oggi pomeriggio ci sarà l'Assemblea di Abruzzo Sviluppo che approverà il, le, le, lo statuto eh, derivante dalla fusione per incorporazione in Fira e noi avremo quindi un'unica eh, società finanziaria più forte eh, che avrà un, eh, un campo di azione, un oggetto sociale più ampio che servirà anche a dare una mano a risolvere questo problema creditizio, a diventare punto di riferimento per il mercato del credito, per le aziende, soprattutto per le piccole e medie aziende abruzzesi che hanno bisogno di essere accompagnate e sostenute nel loro rilancio sul loro mercato. È un obiettivo ambizioso, non era facile, io ringrazio la FIRA, ringrazio Abruzzo Sviluppo perché al management gli abbiamo dato un compito in pochi mesi di arrivare a predisporre... Tutto il percorso societario, statutario per arrivare alla fusione, stanno rispettando i tempi e quindi adesso con le assemblee, l'approvazione dei bilanci annuali e le assemblee che si fanno tradizionalmente entro il 30 giugno, sia la FIRA che Abruzzo Sviluppo approveranno concordemente questo statuto, nei prossimi mesi andranno dal notaio per depositarlo e nel frattempo il, la Giunta e il Consiglio regionale potranno... Eh, legiferare e ratificare questo questo percorso sulla base del percorso che abbiamo già individuato con uh, le delibere precedenti. Presidente che sta parlando di riorganizzazione degli enti legati alla regione. Ovviamente poi Piero Anchino sicuramente la stimolerà sulle eh, nomine che sono state fatte e verranno fatte. Però io proprio restando sul tema. Già partendo dall'idea Fira Abruzzo Sviluppo le faccio un'altra domanda di economia. Eh, sappiamo, questo non è un mistero, che ai vertici di questo nuovo soggetto ci sarà una eh, personalità molto importante, peraltro anche un nostro collega eh, Stefano Cianciotta che eh, in questa fase sta gestendo proprio eh, la eh, transizione eh, e l'evoluzione di queste due eh, società. E pensare a Stefano Cianciotta mi viene in mente il discorso eh, sulle eh, opportunità legate allo sviluppo delle infrastrutture. In queste ore proprio è stato dato il via libera al Recovery Plan dell'Italia. Può spiegare agli abruzzesi che cosa nel concreto può comportare già con i primi finanziamenti che saranno disponibili eh, pronta cassa tra qualche mese per l'Italia eh, questa eh, progettualità nuova per il futuro dell'Abruzzo. ecco Poi riuscire a calare ciò che accade in Europa, ciò che viene mediato dal governo su un territorio, eh, insomma ci rende anche più consapevoli delle sfide che stiamo per affrontare, soprattutto sulla realizzabilità, sulla cantiere. Di tante opere di cui la regione ha bisogno. Beh, noi al momento sappiamo che con l'approvazione del piano in Europa arriva una prima tranche di 25 miliardi all'Italia e adesso però è il governo nazionale che deve decidere quali sono eh, le, le opere eh, o le attività eh, sulle quali dirigere questi primi 25 miliardi. Eh, noi sappiamo che sul recovery per l'Abruzzo non c'è granché eh, di specifico. Quello che c'è però può essere subito messo in campo per fare cose importanti, eh, oltre alla conferma dei vecchi 2 miliardi per la messa in sicurezza sismica delle autostrade a 24 e 25 c'è un miliardo aggiuntivo nella parte complementare del recovery, cioè nei 30 miliardi in più che lo Stato ha messo di proprio eh, su, su questo piano. Il commissario Maurizio Gentile è quasi pronto per andare al Cipes a presentare il piano per spendere questi soldi, io spero che questo percorso sia davvero così veloce che la nomina di un commissario della statura e della bravura di Maurizio Gentile possa davvero finalmente mettere a terra queste somme molto importanti per, far, per fare in modo che l'autostrada non sia più la vecchia autostrada e neanche una semplice messa in sicurezza o restauro del, dell'esistente ma dove serve anche una, una vera nuova autostrada moderna eh, sicura che possa servire a incrementare i traffici da est a ovest e eh, i collegamenti con la capitale. Eh, stesso lavoro, magari vi anticipo una vostra eh, domanda perché è un argomento che ho visto di, di grande interesse, eh, riguarda la 14, noi stiamo incontrando i vertici eh, sia personalmente che attraverso videoconferenze, lunedì ce ne sarà una prossima eh, con il Ministero con, eh, condotta dal dirigente del servizio appunto, della sicurezza delle autostrade, eh, l'ingegnere Placido Migliorino con i, con i quali abbiamo condiviso, concordato insomma, la gestione fino al 9 luglio di questi cantieri, io credo che un piccolo risultato si sia visto positivo nel fine settimana con la chiusura dei cantieri come avevamo suggerito e sta insomma, funzionando certamente meglio di come era stato preventivato. Comunque il 9 luglio ormai si avvicina a larghi passi e speriamo che Aspi possa confermare lunedì che il 9 luglio chiude i cantieri, e quindi non solo nel fine settimana, ma anche dal lunedì al venerdì, anche per il traffico commerciale. Eh, si possa tornare alla normalità, ma la normalità vera anche dell'A14 arriva con la terza corsia, terza corsia che è assolutamente indispensabile. Alcune sezioni di quell'autostrada lo, lo ha dovuto riconoscere e gliene sono grato perché finalmente lo abbiamo messo nero su bianco, lo stesso Placido Mignolino a nome del Ministero ha dovuto riconoscere che questo tracciato è un tracciato vecchio, che in molti tratti la sezione di, questa, di questo tracciato comprendendo due... Due corsie senza neanche la corsia di emergenza e peraltro due corsie abbastanza strette, diciamo nei, non dico al minimo di legge ma comunque sicuramente più strette della media. Eh, di fatto l'autostrada attuale eh, nella normalità sarebbe non eh, diciamo, la, la sezione per far scorrere entrambi i sensi ma quanto sufficiente per far scorrere tre corsie con la corsia di emergenza al lato di un'autostrada. C'è bisogno quindi di, anche lì di un investimento importante in alcuni tratti, di un nuovo tracciato in affiancamento per poter creare appunto, le dimensioni giuste per sopportare il traffico attuale e consentire anche una crescita dei traffici perché i nostri porti, eh, il nostro aeroporto, i nostri porti, le nostre aziende hanno bisogno appunto, di canali di comunicazione per tra far trasportare le merci. I turisti hanno bisogno di tempi certi eh, per poter arrivare, di modalità di eh, trasporto importante, quindi questo piano di infrastrutture che io reputo appena sufficiente perché anche sul piano ferroviario eh, la ferrovia Adriatica c'è solo il raddoppio di quel breve tratto in Molise tra Molise e Puglia che ancora oggi ha binario unico e il, che porterà poi all'obiettivo di far correre a 200 all'ora i treni da Bologna a Lecce, ma la vera alta velocità è un'altra cosa, eppure lì eh, con le regioni della costa adriatica stiamo eh, facendo pressioni su, sul governo perché ci sia invece un impegno più importante, perché abbiamo diritto di eh, avere le stesse infrastrutture che ci sono sulla costa tirrenica, che sono arrivate prima e ormai da molti anni, si può comprendere che si sia cominciato dove ci sono le città con milioni di abitanti. Ma il fatto che sulla costa adriatica ci sia uno zero in meno non giustifica l'abbandono e il ritardo con il quale questo territorio è stato trattato, anche perché dove ci sono gli strumenti di comunicazione cresce anche il peso demografico, cresce l'economia e lo stiamo dimostrando in, in, in tante maniere, non ultima l'inaugurazione con la Sangritana della... Eh, prima volt, per la prima volta una, la nostra azienda di trasporto cargo Abruzzese, un nostro vanto, un nostro orgoglio, porta le merci prodotte in Val di Sangro direttamente in Germania con i propri treni, eh, con partnership internazionali, però è un altro segnale importante che fa capire alle imprese del territorio che c'è un sistema che si mette a loro disposizione per la crescita economica. Eh. Sangritana, un'altra società che cambierà verso, ma su questo credo che il direttore si scatenerà tra poco, subito dopo la prima pausa pubblicitaria. Siamo tornati in studio con il Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio e il collega direttore del quotidiano Il Centro Piero Anchino, pronto per la prossima domanda. Piero. Sì, allora c'è un passettino indietro, abbiamo parlato della saga, mm, giusto una parentesi, sono usciti i primi nomi. Eh, alcuni confermati, alcuni magari un po' meno comunque, eh, al di là adesso di, 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 delle voci e delle chiacchiere ovviamente bisogna rispettare anche un minimo di equilibrio politico come avviene in, in, spesso nel, in presenza di nomine, eh, però io mh, le faccio due domande, la prima, ecco, ma immagino che lei però questa domanda non possa, non voglia rispondere, chi sarà il successore di Enrico Paolini alla presidenza della, della saga? Se può fare questo regalo alla, alla TV e ai te, telespettatori no, che, sono, no. che sono a casa. E la seconda, lei teme che Ryanair possa non rinnovare il contratto con l'Abruzzo nei prossimi dieci anni, nel momento che è in scadenza adesso? No, allora, premesso che eh, i nomi li faremo il giorno dell'Assemblea, eh, però insomma, po posso smentire alcune romanzate ricostruzioni che sono uscite in nel, 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 nelle ore scorse, eh, non ho questo timore su Ryanair, penso che l'aeroporto d'Abruzzo di, eh, stia dimostrando tutte le sue potenzialità. Non a caso sta avendo un interesse sul mercato da parte di operatori del mercato che cercano aeroporti in grado di offrire eh, i servizi che può offrire l'aeroporto di Pescara, sul quale stiamo investendo molto. È un aeroporto che tra poco potrà completare la procedura di esproprio per poter bandire la gara e realizzare l'allungamento della, della pista che trasformerà l'aeroporto internazionale in un aeroporto intercontinentale con voli diretti da, da tutto il mondo, potranno quindi atterrare direttamente a Pescara. Eh, stiamo realizzando altri interventi importanti, eh, già finanziati per parecchi milioni, eh, che, che dimostra l'interesse della, della Regione a fare di questo asset uno strumento fondamentale per lo sviluppo del turismo e dell'economia del nostro territorio e ripeto ci sono operatori privati a cominciare da Ryanair che è già presente che hanno un forte interesse a utilizzare il nostro aeroporto abbiamo presentato pochi giorni fa nuovi voli da parte di un altro vettore le One eh, quindi che arricchisce anche l'offerta eh, per, eh, per gli utenti del trasporto aereo e quindi l'aeroporto tornerà a crescere. Naturalmente il Covid ha dato una, una battuta d'arresto importante, formidabile, tutti gli aeroporti minori d'Italia ma anche d'Europa. Questo dibattito l'abbiamo svolto anche nel Comitato delle Regioni, abbiamo licenziato un parere in questo senso, insomma, sottolineando che queste discipline restrittive sugli aiuti di Stato insomma, non tengono conto che gli aeroporti e soprattutto gli aeroporti minori svolgono un servizio sociale, eh, quindi di interesse pubblico molto importante, non possono essere soltanto giudicati nella logica del mercato perché appunto per ragioni di dimensioni questo diventa, diventa più difficile, però l'importanza di un aeroporto per un territorio, anche e soprattutto per, gli, per i territori marginali che sono più difficilmente accessibili con vettori più tradizionali per via terra, eh, Diciamo, Riversa un'importanza centrale e la saga continuerà ad avere la massima attenzione e il massimo sostegno da parte della, della regione che è poi il suo principale azionista. L'ipotesi di creare un centro di manutenzione Ryanair nei Capannoni di Air One è reale o un'ipotesi? È una delle ipotesi, è una delle ipotesi in campo, insomma, ma non è legata semplicemente alla brand Ryanair l'aeroporto di Pescara, l'aeroporto d'Abruzzo offre questa potenzialità di poter utilizzare l'hangar per fare un progetto simile, ci sono, si stanno sviluppando degli interessi in questo senso, quando ci verranno formalizzati li guarderemo, li esamineremo con la massima attenzione possibile perché possono rappresentare un punto di svolta ulteriore non semplicemente in termini di traffico dei passeggeri, ma in termini anche di, di servizi e di opportunità di lavoro e di formazione, perché una ipotesi del genere comporterebbe anche un insediamento eh, specifico, settoriale, specialistico di lavoratori e quindi può essere una delle strade dello sviluppo futuro del nostro aeroporto. Lei non mi fa il nome, ma se io le dico che il prossimo Presidente sarà in quota Forza Italia, vado lontano dall'obiettivo. Um, penso di sì, perché vado lontano <ride> o penso di sì, che sia un quota <ride> forza Italia, decida lei... <ride> <ride> penso di sì. <ride> <Guarda> <ride> Ci abbiamo provato. Bella risposta. Dunque, sulle infrastrutture, lei ha detto tante cose <coughs> giuste, l'autostrada ma non solo, ecco, lei ha, ha toccato anche il tasto delle ferrovie, che per noi resta una piaga che purtroppo fa sì. ancora, ancora male. Perché al di là dei convegni, al di là degli impegni incomiabili presi dalla Regione, ovviamente parliamo di criticità che non sono addebitabili a lei perché, come ha già sottolineato lei, conviviamo con questi problemi certo. da una vita, però per andare da Pescara a Roma ci vogliono ancora quattro ore, quando per andare da Roma a Torino ce ne vogliono poco più di quattro. Quando, quando si potrà uscire da questa situazione di arretratezza che penalizza non poco l'Abruzzo, cioè, riusciamo a dare un'indicazione temporanea ai nostri, così come anche sull'autostrada, ecco, le volevo chiedere, lei ha già spiegato bene come stanno le cose, però riusciamo a, a dare una data ai nostri telespettatori, questo incubo quando finirà, sì, sì, o perlomeno si sì, ha un'idea di quando possa finire perché altrimenti convivere con questa situazione così di disagio è, è snervante per tantissime migliaia e migliaia di, di abruzzesi e non solo che sono costretti o comunque devono prendere l'autostrada cioè abbiamo un'idea di quando si possa uscire da questa situazione di difficoltà se le dovessi dare una data ed essere come dire, molto con i piedi per terra e realista le dovrei dire dieci anni ci vogliono dieci anni per fare quello che bisogna fare nella ferrovia e per fare quello che bisogna fare sull'autostrada anche perché se si facessero i lavori, se esistessero i finanziamenti e la possibilità anche tecnica di fare tutti i lavori nel minor tempo possibile, vorrebbe dire magari stare tre o quattro anni con l'autostrada chiusa o con la ferrovia a mezzo servizio. Quindi, quando un'infrastruttura viene lasciata così indietro per decenni, il momento in cui ci devi lavorare sopra. Eh, diventa molto, molto complesso sposare le, entrambe le esigenze, cioè garantire nel frattempo la funzionalità minima, indispensabile e ammodernare. Però proprio per questo io continuo a fare forti pressioni su tutti i livelli istituzionali, a cominciare dal Ministero e da RFI per quanto riguarda la ferrovia e Strada dei Parchi per quanto riguarda l'autostrada, proprio perché i tempi sono comunque lunghi, non possiamo permetterci di perderne altri. È la ragione per la quale abbiamo accelerato fortemente sulla condivisione del progetto ferroviario ed è per la prima volta, dopo 50 anni, abbiamo condiviso un piano di fattibilità economica che è un sostanziale progetto preliminare per la Roma Pescara, sul quale oggi c'è un commissario, si chiama Ingegnere Vincenzo Macello che ancora ieri ci ha illustrato, l'altro ieri. Nell'incontro che abbiamo fatto a livello virtuale, nel seminario che abbiamo fatto virtuale dedicato all'anno europeo delle ferrovie, l'Abruzzo ha chiesto e ha ottenuto dall'Unione Europea di poter organizzare questo convegno e l'abbiamo voluto fare proprio noi Abruzzesi proprio perché nell'anno europeo delle ferrovie ci è sembrato giusto celebrarlo dove la ferrovia non c'è la aspettiamo come la manna dal cielo e rappresentare quindi le esigenze e il percorso che si sta facendo. Il commissario Macello dovrà entro il 2026, perché lì sono eh, finanziamenti PNRR, dei finanziamenti del recovery e quindi hanno questa tempistica, realizzare quattro interventi lungo la Roma Pescara che produrranno i primi benefici. Quello che io ho chiesto eh, all'ingegner Macello e continuerò a farlo sia a lui ma soprattutto al Ministero che deve finanziare il resto e che nel frattempo non si attenda al completamento di questi primi quattro interventi entro il 2026 per poi cominciare dal 27 a progettare il resto perché vorrebbe dire metterci poi più di dieci anni a completare il lavoro. Noi vogliamo vedere da subito cominciare le progettazioni e magari anche le cantierizzazioni delle opere che non possono essere finanziate con recovery perché non finirebbero in tempo per il 2026, ma che se iniziamo oggi magari finiscono il 27, il 28, il 29 e quindi nell'arco del decennio, prima magari del 2030, abbiamo l'intera linea realizzata e produrrà come risultato operativo, perché il fatto positivo di questa progettazione è che c'è anche già un modello operativo condiviso tra... Le due regioni, il Ministero ed RFI, e produrrà come risultato quello di arrivare da Roma a Pescara in un'ora e 59, di arrivare da Avezzano a Roma in 50 minuti, da Sulmona a Pescara in 40-45 minuti e soprattutto con frequenze eh, più, più con maggiore frequenza di, di, di treni, quindi trasformando la tratta Sulmona a Pescara quasi in una metropolitana di superficie, quindi un progresso molto, molto importante che noi ci attendiamo e per il quale però è necessario, mm -hmm. io l'ho ribadito anche l'altro ieri in questa occasione, eh, mancano ancora circa 5 miliardi di finanziamenti che il Ministero deve assolutamente garantire per poter procedere subito con questi, con questi lavori. Presidente, a proposito degli assi di collegamento, eh, mi riferisco stavolta alle merci, al discorso della logistica. Avete avuto anche un consiglio regionale straordinario su questo tema. Tutte le forze sociali abruzzesi, datoriali e sindacali eh, chiedono, in un documento che è stato appunto anche al centro di quel dibattito, alla Regione di abbandonare l'autorità portuale di Ancona e di eh, stringere un. Uh, un patto con Civitavecchia dall'altra sponda appunto ehm, del paese. Ma eh, nel frattempo il ministro Mara Carfagna ha confermato i finanziamenti sulla zona economica speciale che fa riferimento in particolare agli interventi sul porto di Ortone, implementando ancora questa cifra. Ecco, ci spiega bene come sta questa partita, cioè nel senso c'è un legame tra. Eh, i finanziamenti della zona economica speciale e la necessità eh, di restare sotto l'autorità portuale di Ancona, perché tutte queste altre forze politiche affermano che si tratta di due questioni totalmente distanti e, dis e, e differenti l'una dall'altra e non capiscono perché l'Abruzzo voglia in qualche modo essere eh, penalizzato da, una, da un porto concorrente perché si trova appunto sull'Adriatico e quello di Ancona. Io ho riunito tutte queste associazioni anche dopo il Consiglio proprio per chiarire questo aspetto e ribadire questo, questo punto di fatto che ci è stato messo nero su bianco a tutti i livelli dai ministeri competenti e cioè che se io avessi accolto la richiesta di tra trasferire a Civitavecchia, alla guida dei nostri porti e il governo dei nostri porti, noi non avremmo avuto l'autorizzazione dell'Azzessa e io penso che la ZES sia invece uno strumento economico fondamentale. Aggiungo poi che nel frattempo il porto di Civitavecchia è un porto che sta subendo una gravissima crisi economica, perché è un porto che non vive principalmente di traffico merci, che sta anche diminuendo perché è una delle merci principali che il porto di Civitavecchia trattava era il carbone per alimentare le centrali, eh, le, le centrali elettriche e con la decarbonizzazione sta perdendo anche quel tipo di traffico. Il vero traffico che regge in piedi Civitavecchia è quello delle crociere. Eh, con la Covid, la crisi delle crociere ha messo in ginocchio questa autorità portuale che difficilmente quindi, potrebbe avere soldi da spendere. Su Ortona e Pescara, mentre con Ancona degli impegni da questo punto di vista sono stati assunti. Naturalmente, è compito nostro, insieme a tutte le associazioni di categoria, garantirci che questi impegni verranno onorati. Stiamo attendendo che si completi la procedura, peraltro, di nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale, perché con, nuovo, con i nuovi vertici andremo appunto alla verifica puntuale di questi di questi impegni. E io non mi concentrerei troppo su questo che rischia di essere un falso problema, cioè di chi deve comandare sui nostri porti. La cosa su cui ci dobbiamo concentrare, e ha fatto bene il ministro Garfagni a farlo, è quello di dare i soldi a questi porti per poter crescere. L'obiettivo vero di una regione adulta dovrebbe essere quello di avere porti eh, così importanti, così operativi, così efficienti, così ben attrezzati da non aver bisogno né di Ancona né di Civitavecchia, cioè di avere porti all'altezza eh, delle aree industriali, dei distretti industriali che esistono sul nostro territorio, che fanno della regione Abruzzo una delle regioni più industrializzate d'Italia, non del sud, ma d'Italia. È una realtà che non, non si percepisce, eh, ma i dati sulle esportazioni lo hanno dimostrato. Quindi questa dimensione industriale del nostro territorio necessita di porti all'altezza della situazione e dobbiamo fare investimenti importanti. Quello che stiamo facendo anche sul porto di Vasto perché noi abbiamo rinunciato all'acquisto di alcuni mezzi di trasporto di terra per poter spostare 12 milioni della regione sulla banchina del porto di Vasto consentendo l'allargamento della banchina e quindi togliendo ogni scusa ad RFI che aveva fondi bloccati per portare il treno fin sulla banchina di vasto e la scusa era che la banchina di vasto era troppo stretta, adesso ci abbiamo messo i soldi per allargarla e quindi nello stesso tempo ovviamente abbiamo sollecitato RFI ad andare avanti con le proprie eh, attività, con le proprie progettazioni, a bandire eh, il prima possibile la gara di appalto per vedere finalmente arrivare il treno anche sulla banchina di vasto e creare così con l'intermodalità e una logistica moderna e integrata eh, moltiplicare la capacità del, eh, anche di quel porto di poter eh, attrarre e gestire commerci. Sì. Presidente vorrei cambiare un attimino argomento. E di questi giorni è esploso in questi giorni il caso Testa, il manager dell'Aquila, rimosso. Eh, non mi sorprende, eh, anzi, lo ritengo anche nella logica delle cose, poter sostituire un manager a metà del percorso. Però ritengo meno accettabile che attorno alla figura del manager della ASL, in un periodo così complesso a livello sanitario, si scateni una guerra politica di così forte. Cioè, a me ascoltare le parole del coordinatore del principale partito di maggioranza in regione che dice che finalmente è stata fatta chiarezza, finalmente è stata fatta pulizia, adesso non ricordo bene l'espressione ma il senso era questo, sinceramente mi, sor mi sorprende per usare un eufemismo. Ecco, sono nomine ovviamente, non scopriamo certo questa sera nulla di, 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 di nuovo, ma sono nomine politiche, forse mi viene da dire eccessivamente politiche e politicizzate, perché se si scatena una bagarre del genere attorno a una figura come quella del manager dell'ASL, all'interno della maggioranza è chiaro che, che alla base, a monte, c'è stata una diversità di vedute, diciamo così. Ecco, dico io, nella, nella scelta di una figura così importante, non si potrebbe fare in modo di convergere un po' tutte le vedute, di non arrivare a metà del percorso che bisogna rimuoverlo perché c'è uno scontro politico così forte, al di là del, del, dell'operato. Non voglio che adesso lei magari mi dia un, un giudizio sull'operato di testa, se vuole lo può anche fare ovviamente, però non è questo adesso che adesso mi interessa. Però dico io, almeno nella scelta del manager ASL, non si può cercare di, di fare nomine il più possibile condivise, per, arrivare, per evitare di arrivare a questo punto, arrivare al punto che poi il manager deve essere rimosso, una parte politica esulta, un'altra probabilmente deve ingoiare la decisione e, e, e senza entusiasmo ovviamente. Cioè non ritiene che quanto accaduto all'Aquila sia una sconfitta per tutti, per la politica, ma anche per i cittadini, che forse avrebbero bisogno di garanzie maggiori, di, 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 di scelte un po' più robuste alla base. Io però respingo diciamo, una lettura, cioè che il problema di testa fosse un problema politico, che quindi lui paga un, un fatto politico. Eh, ho dimostrato sia anche nel caso di Testa, ma in tanti altri casi, eh, che le scelte fatte sul management, sui direttori, sui dirigenti, gli amministratori delle aziende e così via, le ho sempre difese, ho difeso anche Testa rispetto a tante polemiche politiche che arrivavano sia, come lei ha ricordato, da un giudizio negativo da parte di un partito della maggioranza, e tanto più da quelli dei partiti di opposizione, però eh, Testa come tutti quanti viene giudicato dai risultati e io ho il dovere di verificare puntualmente se i risultati si raggiungono se il rapporto continua ad essere un rapporto trasparente e leale e quando eh, mi sono trovato nella condizione in particolare eh, nella figura di commissario delegato all'attuazione potenziamento, del potenziamento della rete Covid, aver toccato con mano il, la, la, la differenza di passo tra eh, la ASL dell'Aquila e le altre tre ASL che hanno in maniera molto più veloce e rispondendo in maniera molto più Diretta, leale e collaborativa alla Regione e all'Aric, che era diciamo, stata incaricata del coordinamento, cosa che ha fatto in maniera veramente egregia. È stato davvero un punto di forza del nostro piano che ha portato l'Abruzzo ad essere riconosciuto in Italia tra le primissime regioni. In alcune su, sulla realizzazione del potenziamento della rete Covid, terapie intensive, subintensive e pronto soccorso, in tutte queste tre categorie sono state fatte classifiche, in tutte queste classifiche l'Abruzzo o è primo o è secondo, difficilmente terzo, insomma comunque queste, questo è il livello, purtroppo rispetto a questo passo e a questa capacità e questa efficienza, quando sono state contestate una serie di mancanze, ritardi, mancate risposte da parte dell'Asia dell'Aquila, è stato testa a buttarla in politica e io non lo accetto, perché se io ti chiedo in maniera puntuale, non perché nasce dalla mia fantasia, ma perché nasce dall'azione di un altro ente fatto di tecnici e non di politici, che è chiamato a rispondere e a dare a me anche relazione puntuale del loro operato per sapere giorno dopo giorno a che punto siamo, perché non siamo arrivati ad un certo punto piuttosto che un altro, se abbiamo trovato difficoltà o no e invece di rispondere puntualmente se la cosa si butta in politica oppure si partecipa a riunioni nelle quali si nascondono i numeri, non si danno risposte, allora lì viene a cadere un rapporto di fiducia, non mi si può rispondere che è irrilevante, non depennare i guariti dalla lista degli attualmente positivi, quando a un certo punto io insieme all'assessore durante le riunioni dell'unità di crisi mi rendo conto che ancora poche settimane fa l'Abruzzo aveva oltre 5.000, dichiarava oltre 5.000 attualmente positivi. Poi ti fai un po' di conti, cominci a capire, magari chiedi, vedi che una delle A, l'ASL più popolosa, chiedi ne aveva... Dichiarati poco più di 200, dico dove stanno gli altri, non c'è proporzione e si scopre che nell'ase dell'Aquila c'erano oltre 3.000 eh, attualmente positivi, diciamo dichiarati positivi, che erano nel frattempo guariti e che non venivano comunicati. Ora, poi non è che mi si può rispondere, sì, ma dal punto di vista epidemiologico non, 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 non conta niente perché se non sono malati. Non, 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 non contagiano nessuno, cioè io penso sia una questione anche di serietà, se il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità, la Regione stessa, il Dipartimento, insomma c'è un flusso di dati che vengono evidentemente comunicati e sui quali mi fai capire che c'è una carenza di organizzazione, eh, che, non, che non hai messo attenzione a, a una serie di cose, questo ne sto citando una ovviamente, però mi pare abbastanza... Eh, Tant'è che oggi, come vedete, il dato de degli attualmente positivi è rapidamente sceso intorno ai 1.000, eh, eh, insomma, che, che, che da un anno a questa parte eh, si, si tenessero non so perché eh, appunto congelati questi numeri, quindi c'erano una serie di rilievi sull'operato che eh, sono cominciati ad emergere quando. A gennaio, tra gennaio e febbraio ho cominciato a notare i ritardi, il ritardo con il quale si completava il potenziamento della rete Covid rispetto ai quali sono stati contestati dagli uffici e dal Dipartimento successivamente a queste mie prime contestazioni, il Dipartimento ne ha fatte altre che comprendono anche questi, questi ultimi elementi e quindi evidentemente è stato giudicato da questo punto di vista è insufficiente il suo operato, ma è stato giudicato insufficiente sul piano puramente tecnico e di amministrazione, quindi non la buttiamo in politica, la politica e i partiti ognuno ha il suo stile, il suo modo, ehm, è, diciamo, libero di giudicare e di esprimere anche il suo eh, giudizio ri rispetto agli uomini e alle persone, però non c'è nessuna questione Diciamo di partito o questione politica, perché qua, quando qualcuno ha attaccato l'Asr dell'Aquila per ragioni puramente politiche, e quindi in maniera del tutto strumentale, mi hanno trovato a petto in fuori a difendere eh, l'operato su tutti i media locali e nazionali. Quindi su questo non, non accetto insinuazioni sul fatto che Testa abbia pagato, perché non c'è stato nessun braccio di ferro politico, non è cambiato nessun equilibrio, quindi non ci sarebbe stato. Assolutamente nessuna ragione per doverlo fare. Le persone che stanno guidando le ASD assicuro che hanno avuto e hanno e continuano a godere del più ampio consenso e condivisione politica da parte di quantomeno di tutta la maggioranza. A di... Ci fermiamo soltanto per una pausa, però poi riprendiamo ovviamente con la domanda del direttore. Ultima interruzione pubblicitaria, poi andiamo sul rush finale. Siamo tornati in studio per la parte conclusiva della nostra trasmissione, il nostro incontro con il Presidente della Regione Marco Marsiglio. Direttore Anchino. Sì, ecco, abbiamo parlato di manager, abbiamo parlato di testa, mi vorrei spostare un attimino da, dall'Aquila a Pescara. E il manager Ciamponi è coinvolto in un'inchiesta giudiziaria, come sappiamo tutti quanti, non, ovviamente non voglio entrare nel merito dell'inchiesta è giusto che, come si dice, la giustizia faccia il suo corso, auguro al dottor Ciamponi di, di, di uscirne in fretta e nella maniera più pulita possibile, però mi chiedo, in questa fase in cui Ciamponi l'ha indagato e coinvolto ovviamente nell'inchiesta, non sarebbe il caso di fare un passettino indietro per il bene suo, per il bene della ASL? Il bene un po' di tutti quanti. Lei cosa, cosa pensa? Da cittadino, se lei fo non fosse il presidente ma un semplice cittadino, cosa penserebbe? Penserei intanto a giudicare anche Ciamponi dai risultati. L'Asre di Pescara è quella che sta meglio di altre e più di altre affrontando l'emergenza Covid. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ricordo che Ciamponi non è solo coinvolto in questa indagine che nasce dalla vicenda del dottor Sabatino Trotta di un appalto appunto, su cui ci sono state tangenti, ma venne investito di un'indagine eh, che io considero surreale, francamente, con tutto il rispetto, però a me sembra surreale che nella, nella sola Asra di Pescara in tutta Italia si sia aperta un'indagine per capire perché alla Pescara c'erano troppi... Contagi, troppi malati, poi si è capito perché era arrivata la variante inglese e la variante inglese ha moltiplicato i contagi, è successo in tutta Italia, quindi io spero che anche quell'indagine finisca presto con un'archiviazione e con un nulla di fatto perché considerare responsabile Caponetti e Ciamponi dell'epidemia delle, dell quando hanno dimostrato, e lo ripeto, lo dimostrano i numeri, anche la capacità nel saperla affrontare. Quanto all'altra inchiesta, io siccome ho conosciuto, eh, almeno il protagonista di questa vicenda, e sono stata anche io vittima di di de, dell'inganno di una persona che ha dimostrato una doppia personalità davvero insospettabile perché il dottor Sabadino Trotta sfido chiunque a dire il contrario, eh, era una persona che godeva di una reputazione professionale, umana elevatissima, di un apprezzamento generalizzato per le sue doti, ripeto, sia professionali che umane, e da questo punto di vista scoprirne poi dopo, dopo quel drammatico, quel tragico suicidio e alla luce poi delle intercettazioni, degli atti dell'inchiesta, che avesse questa doppia personalità che poi andava a truccare la gara, a chiedere i soldi alla, alla cooperativa che aveva fatto vincere. Eh, per alimentare una sua vita parallela anche dal punto di vista di, di, di relazioni extraconiugali e così via, e ritrovarsi poi per aver concesso amicizia e confidenza a questa persona sotto l'ombra del sospetto, perché è doveroso, io considero doveroso da parte della magistratura in quel caso indagare appunto Ciamponi ha dovuto firmare degli atti ha firmato degli atti ma io credo che abbia, li abbia firmati all'epoca in cui li ha firmati in maniera assolutamente eh, sincera nel senso convinto della regolarità degli atti d'altronde arrivano sul tavolo del direttore generale dopo una lunga trafila di passaggi amministrativi che ne attestavano la regolarità eh, viene accusato mi permetto io di dire una parola perché sono troppo, eh, come dice lei, schietto e sincero anche nei rapporti umani per non, per non farlo. Io penso che Ciamponi dimostrerà mh, la sua innocenza in sede di giudizio. Non so se i giudici vorranno rinviarlo a giudizio per sottoporlo a processo o se la sua questione verrà chiarita eh, diciamo, in sede preliminare e quindi arrivare alla... Diciamo, a uscire dal processo senza richiesta di rinvio a giudizio. Però accusa, questa persona viene accusata di aver chiesto e ottenuto da Sabadino Trotta, da questa cooperativa per il tramite di Sabadino Trotta, 8.000 euro per acquistare una macchina a favore del figlio. E dopodiché sappiamo, lo dicono le carte, lo ha dichiarato lui stesso e non è stato finora smentito che lui ha pagato questa macchina con un assegno personale di 2.400 euro e parliamo di una 500 vecchia di 10 anni che ha 150.000 chilometri, uno sportello rotto e alla quale ha dovuto pure ricomprare le doppie chiavi perché non c'erano. Cioè, secondo me l'ha pagata pure troppo 2.400 euro. <ride> Questi 8.000 euro a che cosa sarebbero serviti? Cioè, se l'accusa è che li avrebbe dovuti dare al concessionario che per... avesse comprato una macchina de... di quel valore... Cioè, fosse una 500 nuova potrei capire e sospettare anche io che forse cioè Ciampone ha avuto una debolezza, ma che, che poi il, il mio giudizio, così, la, per, per, per come ho conosciuto le persone, per, come conosco, per, per quello che posso conoscere dei fatti e per come ho conosciuto le persone e per l'idea che mi sono fatto di questa vicenda, è che Sabatino Trotta aveva bisogno, di, per non apparire agli occhi della sua amante, e della cooperativa alla quale chiedeva soldi come se fosse lui il grassatore, doveva giustificare che chiedeva una volta i soldi per il partito, una volta per Ciamponi, una volta per qualcun altro perché doveva ungere, perché lo faceva per aiutarli e non perché ne avesse bisogno lui. Poi si scopre che era Sabatino Trotta che doveva fare regali, gioielli perché voleva apparire generoso nei confronti delle donne che affascinava anche con questo stile di vita. Io penso che insomma, i giudici abbiano tutti gli elementi per capirlo anche loro e per giudicare questo passaggio. E è sereno anche sul versante politico, tra virgolette, delle sì. attività di, di Trotta. Ma del... quello sì. ha proprio a maggior ragione okay. perché ne ho proprio come dire, cognizione diretta che non ci sia stato mai nessun inquinamento del, del, del rapporto da questo punto quando, di vista. Ma Però... questi viaggi a Roma per portare soldi al partito, lei come. Anche lì non c'è, cioè non solo non c'è nessun riscontro, c'è cioè quello che la signora, che la sua amante racconta, è di un viaggio del quale viene data una busta del quale lei stessa non sa quale fosse il contenuto, dove fosse andato trotta. Poi in quel viaggio si scopre che stavano entrambi a Lilton a spendere un sacco di soldi per fare cene costose, regali, shopping, abbia condotti. Quindi pure lì non c'è niente che colleghi questa vicenda a un partito che... Diciamo, si fa va. Io di questo partito sono stato tesoriere, posso fino, fino a poco tempo prima di diventare presidente della regione Abruzzo e quindi sono testimone oculare e diretto della serietà con la quale abbiamo gestito il finanziamento del nostro partito che si regge in gran parte ancora oggi che pure ha un ma maggiore peso e quindi anche qualche amicizia in più <ride> da parte di qualche impresa che vuole finanziarlo. Eh, ma si regge principalmente sull'autofinanziamento dei propri militanti, sul tesseramento, sui soldi che deputati, consiglieri regionali e anche il Presidente versa ogni mese per il finanziamento del partito. Quindi per, non si fa carriera in Fratelli d'Italia portando soldi dentro una busta della spesa, non si è mai fatto e anzi è il modo migliore per essere cacciati a calci è esattamente quello di presentarsi con questo atteggiamento. E non c'è mai stato nessun rapporto di questo tipo tra Trotta e il partito alla domanda lei non mi ha risposto cerco di riformulargliela in una maniera diversa lei al posto di Trotta avrebbe, di, di, di Ciamponi avrebbe fatto un passettino indietro? No, Ciamp allora Ciamponi è una persona talmente corretta e trasparente che me lo ha proposto quindi è il giorno, è il giorno successivo a quando è stato Iscritto nel registro degli indagati si è presentato nel mio ufficio rassegnando, mettendo nelle mie mani le sue dimissioni. Non le ho accettate io e gli ho chiesto di andare avanti perché naturalmente guardandolo negli occhi e chiedendogli da questo punto di vista l'unica rassicurazione che ho chiesto a Ciamponi è esattamente questa: ci cioè, voglio sapere se tu hai avuto qualche debolezza e se c'è qualche cosa che possa macchiare diciamo, la tua onorabilità e insieme a te l'onorabilità dell'Asle e di tutta la regione. Ma se tu mi assicuri che sei, come ti conosco, eh, persona corretta e trasparente e che l'unico incidente di percorso è stato quello di io dare confidenza a Sabatino Trotta e fidarsi magari del suo suggerimento di andare, eh, ti, ti, ti presento il concessionario, ti do una macchina, conosci qualcuno che vende una ecco se, se è questo il livello, e non c'è niente, lui non ha mai svenduto il suo ufficio per altri interessi. Lui gode della mia fiducia e penso che sia una fiducia ben riposta in una persona seria e trasparente. Io vorrei avviarmi un po' alla conclusione di questo nostro incontro parlando dell'estate, perché insomma. Eh, anche questa sarà una stagione importante per capire quanto l'Abruzzo in termini di attrattività per quello che è anche quest'anno un mercato... Eh, interno del turismo possa eh, disp dispiegare come potenzialità. Eh, nei giorni scorsi la notizia eh, della bella cartolina che la nostra regione ha offerto al Giro d'Italia con la tappa più spettacolare che è stata quella che si è conclusa sul Gran Sasso. Sarà naturalmente un'estate in cui abbiamo vinto la... anche il premio per la esatto, esatto. città più vestita, notaresco. Esatto, esatto. Ecco, quindi, quindi diciamo... due, due tappe abruzzesi hanno ricevuto un premio a Proposito di eh, eventi sportivi, eh, ci sono stati giochi a vasto. Ci sarà nuovamente con il corollario di polemiche inevitabili eh, il Napoli eh, nella settimana Beh, successiva. Io spererei di, evitabilissime. Perché eh, dopo, dopo Ferragosto, a, i non soltanto a Castel di Santa, ma anche a Rivisondoli. Bisognerà organizzare un'accoglienza per de, migliaia di napoletani che arriveranno certo, a Ferragosto magari. in quell'area. Quell non sarà semplice: è l'obiettivo di questo ritiro, di turisti. E poi. Poi, insomma, voglio dire, il mare abruzzese è totalmente balneabile eh, dal confine con le Marche a quello con eh, la eh, regione Molise. Ecco, con queste bandiere blu, con queste mh, premesse, lei pensa che eh, si possa davvero ripartire in, eh, in un clima di, diciamo, di ritrovata confidenza tra eh, la regione e gli operatori del settore turistico che hanno tanto sofferto durante questi mesi così difficili? Eh, io sono sicuro che la nostra estate sarà un'estate eccezionale eh, quanto e più dello scorso anno, perché rispetto allo scorso anno appunto, la campagna vaccinale consente di poter avere anche qualche libertà in più di movimento, qualche libertà in più di attività. Speriamo che le ultime attività che sono ancora sottoposte a restrizione, comprese le sale da ballo, discoteche, i locali per il dive, per, di divertimento e così via, possano presto diciamo, riaprire con protocolli che garantiscono la sicurezza e questo eh, permetterà una grande ripresa dell'economia dell sul nostro territorio che eh, godrà del fatto che eh, almeno ancora per quest'anno eh, una gran parte della popolazione è abituata magari a viaggiare all'estero per le proprie vacanze dovendo riprogrammare le proprie vacanze sul territorio domestico, sceglieranno l'Abruzzo per le sue grandi potenzialità, le sue grandi bellezze, una meta ancora poco sfruttata dal resto da tanti, da tanti italiani, purtroppo i dati sul turismo in Abruzzo non, erano, diciamo, non ci vedevano tra le primissime eh, mete di destinazione, però stiamo crescendo rapidamente anche su questo. E gli eventi che abbiamo organizzato, gli eventi sportivi, gli investimenti che abbiamo fatto, anche su questo, su, non solo sportivi, eh, su, sui grandi eventi, servono anche a questo, servono a far conoscere la nostra regione, come mostra la vicenda del Giro d'Italia, quando mostriamo il nostro lato migliore diventiamo competitivi e magari in alcuni casi vinciamo anche dei premi, diventiamo i primi. In assoluto, si tratta solo di saperla mostrare bene e mettere davvero in campo tutte le nostre potenzialità e l'Abruzzo non ha niente da invidiare a nessuno. Direttore, <coughs> un'ultima domanda? ci riesco, sì, un altro paio di domande, ma sì. anche veloci. Sulla ricostruzione dell'Aquila, ci sono novità? Sono passati 12 anni... Diciamo è stato fatto tanto ma tantissimo c'è ancora da, da fare. Gli aquilani sono preoccupati, sono terrorizzati dall'idea di arrivare magari al ventennale dalla, dalla tragedia e di trovarsi ancora alle prese con tante tante criticità. Non è ovviamente un'operazione che si può fare in brevissimo tempo, però il Covid ha ovviamente rallentato i lavori, ma la sensazione che si ha è che si vada ancora troppo lenti. Troppo lentamente procedano le cose. C'è qualche novità all'orizzonte? Possiamo dare qualche segnale di, di speranza, diciamo così, agli aquilani? Beh, peraltro, non c'è solo la ricostruzione sì, dell'Aquila, c'è anche quella del secondo cratere. Teramo, sì. Eh, che è partita con ancora più ritardo. Voglio ricordare che mentre l'Aquila conobbe una prima fase di ricostruzione molto arrembante, insomma, la, la gestione. Bertolaso Protezione Civile, poi ha subito uno stop perché qualcuno magari sbagliando ha fatto propaganda per cambiare modello, ha imposto alcune regole come quella della ricostruzione delle chiese sottoposta alle regole della ricostruzione pubblica. Non a caso se andate in giro per l'Aquila troverete che quasi tutte le chiese sono ferme e hanno difficoltà nella ricostruzione. E in una città nota per essere diciamo... Una, della... una città d'arte, 99 chiese, monumenti, archeologia, architettura e così via. È evidente che aver assoggettato alle regole della ricostruzione pubblica anche il patrimonio che è privato eh, de, de, de della Chiesa ha comportato un ritardo micidiale che si sta recuperando perché adesso, fortunatamente, queste norme sono state modificate così come finalmente. Sono state modificate le norme anche sulla seconda ricostruzione che pure lì venne imposto un modello sbagliato, ha una precisa paternità politica questa, questa scelta, perché all'epoca i governi nazionali e locali guidati dal Partito Democratico imposero contro il modello quello cattivo, quello Berlusconi-Bertolaso dell'Aquila, imposero per la ricostruzione del secondo. Del Sisma Centro Italia il modello Emilia-Romagna eh, come se i capannoni della Bassa Modenese fossero la stessa cosa dei centri storici di Montorio o di Campotosto con i risultati che abbiamo poi, poi visto. Però oggi l'ufficio speciale della ricostruzione eh, cammina a gran ritmo, gli stessi comuni ammettono di oggi di essere loro in difficoltà a stare al passo con l'ufficio della ricostruzione, le richieste migliaia di richieste di contributi e di apertura dei cantieri sono arrivate e stanno arrivando si sta ulteriormente incrementando non solo la dotazione finanziaria perché sia per l'Aquila che per il secondo cratere mancavano ancora una parte dei fondi per completare la ricostruzione sono stati messi con l'ultima manovra di bilancio in, sono stati stanziati è stato stanziato anche un fondo per un contratto istituzionale di sviluppo che, insieme ai fondi già precedentemente stanziati pure per il secondo cratere, eh, possono replicare il modello RESTART, cioè quello di affiancare alla ricostruzione materiale anche la ricostruzione economica e sociale del territorio, con interventi di infrastrutture e di attività che possano servire a risollevare eh, quei territori. Quindi c'è un grande lavoro che sta andando avanti. Io credo che ormai si sia davvero scollinato, si sia cominciato a imboccare la strada in discesa e che nel giro di pochi anni vedremo frutti molto, molto sostanziosi. All'Aquila città c'è da dire la verità, già gran par, buona parte, della, eh, almeno il 70% della ricostruzione è ormai avvenuta e quello che manca è vicino, eh, tra, tranne alcune situazioni che si sono incagliate per troppo tempo, vedi anche la questione Ponte Belvedere, ma proprio in questi giorni il comune dell'Aquila che ha questa responsabilità, ha annunciato eh, il bando, l'appalto e l'assegnazione anche di, di quell'opera di demolizione e ricostruzione di quel ponte. Quindi, con il commissario Legnini, il commissario Legnini si, si lavora in sintonia perché Legnini per primo, devo riconoscere, ha capito quali fossero eh, diciamo le, le, i vicoli ciechi nei quali una certa amministrazione e una certa politica aveva portato la ricostruzione e ha in maniera molto pragmatica imboccato la strada giusta, seguendo anche e condividendo con le regioni e con i comuni che avevano sbattuto il muso sulle difficoltà, eh, diciamo, a differenza del suo predecessore che su questo aveva un, un orecchio un po' duro di comprendonio, un atteggiamento un po' ottuso e burocratico nel non volere eh, sciogliere alcuni nodi, e Legnini invece li ha saputi affrontare e sciogliere e quindi adesso il quadro delle norme per poter fare la ricostruzione è sicuramente molto più fluido e molto più chiaro. Anche il governo ha cambiato atteggiamento, ci sono voluti tre anni e almeno una dozzina di decreti legge rispetto ai quali tutte le volte le regioni avevano chiesto, gli enti locali, i comuni le regioni avevano chiesto di fare alcune leggi, di modificare alcune norme e ci venivano respinte e bocciate. Regolarmente, magari ogni volta se ne guadagnava un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, alla fine siamo arrivati ad avere approvato diciamo, tutto il quadro. Se si fosse fatto tre anni fa quando l'abbiamo presentate e l'abbiamo raccontate, forse avremmo guadagnato, sicuramente avremmo guadagnato del tempo, però adesso come dire, gettiamo, voltiamo pagina, ora stiamo fortemente impegnati sulla realizzazione del programma e credo che i risultati siano, si stiano già vedendo, i numeri già lo dimostrano. Sì, L'ultima domanda sì, di natura politica, mi, mi piacerebbe conoscere il suo parere sulla proposta di Berlusconi, del partito unico del centro-destra, che non ha trovato diciamo, Giorgia Meloni tra gli autori più convinti, per usare un eufemismo. Eppure c'è un sondaggio del giornale, il giornale di famiglia di Berlusconi, che dice che il 54% degli italiani sarebbe pronto a premiare questa, questa nuova iniziativa politica. Ecco, io le chiedo cosa pensa lei di questa proposta e poi quale scenario ritiene più probabile per il centro-destra in Italia? Ma Giorgia Meloni non è contraria, anzi, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si sono contraddistinti anche quando era un partito piccolo, piccolo, per essere tra tutti i partiti di centrodestra, quello più coalizionista e più attento all'unità del centrodestra, tant'è che è stato per iniziativa, spesso per iniziativa di Giorgia Meloni, sei leader del centrodestra sono andati insieme al Quirinale a fare le consultazioni e Giorgia Meloni ha sempre cercato di tenere unito il centrodestra. Poi altri partiti hanno fatto altre scelte, la Lega prima ha scelto di governare con i 5 Stelle, poi adesso con il governo Draghi c'è una appunto, di, divisione. Diciamo di posizione e di, e di ruoli, quindi in questa fase sarebbe difficile avere un unico partito che sta un pezzo all'opposizione e un pezzo al governo, quindi per ragioni anche come dire, di eh, posizionamento ris rispetto al governo oggi sarebbe impossibile. Ciononostante Fratelli d'Italia ha sempre eh, richiesto e proposto una strada che portasse a una intanto a una federazione tra i partiti del centrodestra che desse una cornice più forte diciamo, a, questo, a questo rapporto e magari delle regole più chiare nella, nella scelta, nelle scelte politiche, nelle designazioni, nelle candidature, nelle, insomma, nel, nel come si affrontano i principali passaggi politici. E dopodiché se questo percorso di condivisione, di lavoro comune eh, può portare da qui a due, a tre, a quattro anni anche a far maturare culturalmente una consapevolezza e un partito. Noi lo facemmo già con il Popolo della Libertà. Non finì benissimo perché non si accompagnò, comunque, a quel processo di unificazione un analogo processo eh, di maturazione eh, culturale più profonda. E quindi, poi, alla fine eh, l'operazione, che peraltro escludeva in, que, in quella vicenda, escludeva la Lega e anche l'Udc. Eh, quindi, non, non è che tutto il centrodestra avesse fatto un partito unico, però, questo primo tentativo di fusione eh, non, non finì bene. È onesto però ricordare che l'elettorato lo premiò e quindi io credo che dobbiamo essere sempre aperti a, questa, a questo ragionamento perché, mentre magari il ceto politico eh, capisce e vede un certo tipo di difficoltà, nella piazza le nostre bandiere già sventolavano insieme, facevamo le manifestazioni, le e il nostro elettorato insomma, ci chiedeva di valorizzare più le cose che ci univano rispetto a quelle che ci dividevano. Peraltro oggi abbiamo anche una Lega che ha smesso i panni del secessionismo che rendevano oggettivamente difficile, se non impossibile, stare all'interno dello stesso partito, quindi con una formazione che sposa, come ha sempre fatto la destra italiana, i valori della patria, dell'unità nazionale e del tricolore è sicuramente più facile nel prossimo futuro poter ragionare insieme anche di un superamento diciamo così, de, delle, della forma dei singoli partiti e ragionare su formule più avanzate. Però bisogna dare tempo al tempo e soprattutto non si deve fare finta del fatto che oggi non ci sia una diversificazione fondamentale che renderebbe gro addirittura grottesco vedere un partito avere un pezzo del proprio gruppo parlamentare all'opposizione del governo e altri che ne esprimono ministri e sottosegretari, quindi che lo facciano Lega e Forza Italia, penso che sia possa essere normale perché stanno all'interno dello stesso governo e forse può rafforzare la presenza del centrodestra all'interno di un governo che vedo ancora troppo sbilanciato a sinistra. Fino a quando Salvini riuscirà a fare buon viso a cattivo gioco a questa azione di, di erosione del consenso da parte di Fratelli d'Italia, in parte anche alla Lega, che è ovvio che la Lega sta scendendo, Fratelli d'Italia aumenta, tra un po' avremo il sorpasso, se non c'è già stato, insomma, alcuni sondaggi parlano già di, sondaggi, di sorpasso avvenuto, altri di sorpasso imminente. Comunque è chiaro, sono due forze a questo punto equivalenti in termini di consenso. Ecco, secondo lei fino a quando Salvini, che fino a qualche tempo fa, era l'elemento forte della coalizione riuscirà a sopportare questa situazione di parità. Diciamo eh io così. non capisco perché debba porlo sotto questo tema di sopportazione. L'altalena negli ultimi anni la politica ci ha abituato a una certa altalena a partiti che passano dal 5 al 20-25% e questo ha riguardato anche la Lega di Salvini. Quando la Lega di Salvini ha eroso il consenso degli altri partiti di destra e di centrodestra, a cominciare da Forza Italia che era molto più grande, ma evidentemente l'impetuosa crescita di Salvini magari ha ritardato la crescita di Fratelli d'Italia che è stata una crescita costante ma lenta nel tempo e che adesso diciamo, ha avuto un'accelerazione un nell'ultimo anno. Però eh, non credo che all'epoca Giorgia Meloni tirasse calci a Salvini perché, tra virgolette, gli rubava i voti o che Berlusconi non abbia accettato l'esito elettorale riconoscendo la leadership a Salvini quando Salvini ha condotto la Lega ad essere il primo partito della coalizione. In democrazia funziona così, naturalmente non sono i sondaggi che fanno i parlamentari e quindi si attenderà il voto per stabilire chi è il partito guida della, della coalizione, ma la regola che vige nel centrodestra è sempre stata questa: Berlusconi è stato per lunghi anni, lunghissimi anni il leader quasi incontrastato del centrodestra perché aveva dalla sua il consenso popolare e i voti sul suo partito che dimostravano dove, da, quale fosse il gradimento e qua dove fosse la maggioranza degli elettori. Quando è cambiato il vento e questa capacità di consenso l'ha raccolta Matteo Salvini, da, da quel momento Matteo Salvini è anche il leader, non solo il leader della Lega ma anche il leader della coalizione il giorno in cui dovesse dimostrare maggiore consenso Giorgia Meloni non credo che qualcuno vorrà come dire, contestare o cambiare questa regola eh, che, che appartiene comunque che è il principio stesso della democrazia ultimissima domanda politica però veramente risposta flash domanda flash risposta flash eh, il centro-destra si è sempre al di là di queste discussioni eh, politiche generali presentato compatto alle sfide amministrative, eh, tranne che in qualche caso appunto proprio nella nostra regione. Si vota in autunno eh, con eh, comuni peraltro, alcuni di media grande importanza, um, quasi tutti già governati dal centro-sinistra. Io le chiedo se lei e la sua eh, maggioranza, o meglio lei e la sua giunta scenderete in campo direttamente in questa prossima campagna elettorale nei comuni? Noi facciamo politica, siamo esponenti di partito, non credo che durante una campagna elettorale ci si possa nascondere o fare campagne indirette, è evidente che sosterremo i nostri partiti, lo farò io, lo faranno i miei assessori che sono impegnati sui rispettivi territori, alcuni degli assessori sono diciamo, parte integrante della comunità di cittadini che vanno a votare in quei giorni e comunque avranno il sostegno di tutti i partiti, quindi è naturale che sia così. Quindi sarà un test per la maggioranza e per Marsiglio? Ma non è che si sta mettendo, perché se no Marsiglio si candida sindaco a Lanciano, a Vasto, è un altro discorso, non si sta votando per il Consiglio regionale e per la Regione, io sono stato eletto con una maggioranza molto ampia nonostante queste città fossero già governate da sindaci di sinistra e quindi non è, non è quella la relazione. Io penso che sia giusto che i cittadini giudicano innanzitutto l'amministrazione locale, i propri sindaci, sindaci, in alcuni casi ci sono sindaci uscenti che si ricandidano, in altri, in altri no, alcuni per scadenza di mandato, alcuni per, altri per decisione, magari per scelta politica. Io penso che il centrodestra debba fare un ultimo sforzo per, eh, per venire a candidature unitarie, per cercare di offrire su quei territori una capacità amministrativa e politica credibile che possa appunto poi incoraggiare gli elettori a dare fiducia e magari a fare in modo che possano eh, vincere le elezioni. Bene, io ringrazio. E che dire... non ci siano altri casi febbo magari. <ride> <ride> e purtroppo diciamo, la litigiosità sui territori è una caratteristica da, da, da lungo tempo, per questo c'è in corso da, da, da diversi mesi un, uno sforzo diciamo, di, di, di sintesi, di di sintesi tra, tra, tra i partiti che io spero porti a un risultato positivo e che non si debba invece indebolire la proposta politica del centrodestra magari a causa di litigiosità locali, perché voglio ricordare che è vero che abbiamo perso Chiedi e Avezzano, ma la somma dei voti raccolti dai partiti di centrodestra sia a Chiedi, ma anche ad Avezzano avrebbe largamente consentito di vincere al primo turno eh, se, non al, se non al ballottaggio entrambe quelle elezioni. Quindi solo dove si divide il centrodestra perde e offre il campo alla, proprio, al proprio avversario allora io ringrazio il direttore del centro che vi ricordo per chi si fosse messo in eh, visione e in ascolto di questa trasmissione un po' più tardi, eh, pubblicherà domani gran parte insomma, di questa nostra interessante conversazione. Grazie, Piero Anchino. Grazie, grazie al presidente Marco Marsiglio, che aspettiamo dopo le vacanze estive nuovamente nei nostri studi per la ripresa. Quello che sarà l'appuntamento della ripresa dell'attività eh, politica regionale. Naturalmente... E io con l'occasione, non le voglio rubare diciamo, i saluti finali, però con l'occasione che si termina una stagione, voglio ringraziare e dare atto a Rete 8 e al Centro di aver affrontato una stagione molto difficile nella quale sarebbe stato tanto facile magari per vendere qualche copia in più o per acquistare qualche spettatore in più, strillare allo scandaluccio quotidiano invece di aver offerto in una situazione molto socialmente molto delicata un punto di riferimento di informazione di servizio molto molto importante, grazie. quindi grazie anche dell'attività che avete svolto. Grazie, grazie. grazie. Noi eh, per la fiducia ringraziamo ovviamente i lettori del centro e i telespettatori di Rete8 che sono in crescita eh, anche nell'ultimo anno. Grazie. Noi per quanto riguarda la nostra trasmissione ci rincontreremo per quella che sarà l'ultima puntata del ciclo 2020-2021 dei fatti e le opinioni venerdì prossimo e sarà una trasmissione di anteprima come facciamo ogni anno sui premi Flaiano che trasmetteremo in diretta da Pescara sia sabato che domenica prossima. Quindi sarà una trasmissione come si suol dire un po' più leggera rispetto ai temi che abbiamo affrontato con il Presidente Marsiglio e con il Direttore Anchino questa sera. Grazie ancora a tutti voi e buonanotte.